la paura, il coronavirus in questo periodo di crisi del turismo, abbiamo deciso di sfruttare la viralità dei social in maniera positiva. Per questo proponiamo alle guide turistiche e agli accompagnatori di creare delle dirette social, che spieghino, che raccontino il territorio italiano, la sua bellezza, utilizzando questo hashtag, che è Viral Guided Tour. In modo appunto da raccontare alle persone anche che stanno a casa cosa c'è di bello. In questo momento io mi trovo a Piazza del Lago, a Foggia, e questo preciso luogo è stato trovato intorno all'anno 1000 il sacro tavolo, l'icona Vetera, la cosiddetta icona Vetera, che rappresenta una Madonna e che venne rappresentata praticamente una Madonna e venne trovata miracolosamente da alcuni pastori, che portavano a pascolo dei buoi. Questo tavolo emerse da una pozza d'acqua con al di sopra tre fiammelle, che attualmente è il simbolo di Foggia, e successivamente lo portarono nella loro taverna, la cosiddetta taverna del Gufo. Poco tempo dopo, nel 1100, venne creata la cattedrale che diciamo, è il fulcro della città di Foggia. E infatti si affaccia su Via Arpi, che è praticamente una strada, una grande strada che porta verso Manfredonia, quindi verso il mare, e quindi serviva sostanzialmente per i contatti con il mare, ecco, per i commerci. La cattedrale è in stile romanico pugliese e anche la bicromia, che molto spesso viene associata al tipico pisano, al romanico pisano. In questo caso invece, secondo alcuni studiosi, non è autoctono, cioè è proprio nostro. A parte il campanile che sbuca, che spunta, che serve proprio per attirare attenzione sul potere religioso, sulla nostra sinistra abbiamo il municipio, che con la sua torre campanaria in mattoncini indica praticamente il potere religioso a fianco a quello civile. I mattoncini, infatti, è la torre campanaria di questo tipo, era molto utilizzato nell'architettura civile toscana. Il campanile attuale della cattedrale è successivo inizialmente, ora siamo sul lato nord, sul lato sud, inizialmente era sul lato nord, dove attualmente c'è il portale di San Martino, perché la cattedrale romanica aveva tre portali: uno a nord, il portale cosiddetto di San Martino, uno a sud, dove ci troviamo noi adesso, e che è stato cancellato, è stato obliterato, è stato nascosto da questo campanile, e poi quello il portale centrale, che adesso andiamo a vedere. Il campanile poi, a parte la sua, diciamo, grandezza, la sua altezza, ha al pian terreno questa tecnica che si chiama bugnato a diamanti, che serve proprio per attirare l'attenzione della persona che cammina e farglielo vedere. La cattedrale nasce, diciamo, sulla cripta, perché inizialmente c'era la cripta, poi successivamente viene chiamata la fabbrica della cattedrale. La fabbrica si arricchisce sempre di più. E quindi è un continuo cantiere. Il cantiere quindi fa sì che la cattedrale abbia diversi stili, questo lo possiamo capire dai capitelli, per esempio. I capitelli hanno, da quelli su questo fronte, con delle testine decorative che si ritrovano anche a Termoli o in Francia, a capitelli che sono invece molto simili a quelli che noi troviamo, per esempio, a Gerusalemme o nel mondo musulmano. La bicromia di cui parlavo è questa, in questi archetti ciechi con losange, che ricorda molto quella pisana, ma in realtà secondo alcuni è autoctona. E abbiamo, diciamo, la cattedrale di Foggia, copiando quella di Troia, volendo assumere i poteri di quella di Troia, porta questi elementi decorativi molto simili a quelli che ci sono a Troia, ma anche a Bovino, come per esempio questo bovino proprio, che indica prosperità per l'agricoltura. Nella facciata sono distinguibili due stili, che sono il romanico pugliese per la parte il piano inferiore, e invece il barocco per la parte superiore. Il barocco lo distinguiamo grazie a queste, la parte superiore, la distinguiamo grazie a queste volute, questi riccioli, mentre la parte inferiore, romanica, la distinguiamo grazie a questo cornicione marcapiano, che è popolato di animali fantastici che indicano la malvagità, che attacca l'uomo, cioè cosa non bisogna fare per guadagnarsi il paradiso. Quindi mostrano tutte quante le pene dell'inferno. Infatti nell'angolo che si vedeva prima, si vede un essere umano attaccato da alcuni serpenti.
In più in facciata si vedono anche questi archetti, archetti ciechi, che richiamano sempre la cattedrale di Troia, mentre sull'altro fronte vediamo sempre un simbolo di potere civile fatto da un privato. Questo qui è Palazzo De Vita De Luca, De Vita De Maio De Luca, in cui il sacerdote De Vita, quando acquista il palazzo, crea il terzo piano con quegli splendidi archetti, quella splendida teoria di archetti. Sul cornicione marcapiano finale, terminale, c'è scritto questa cosa l'ha fatta De Vita affinché possa vedere e possa essere visto, perché essendo sulla piazza della cattedrale, poteva vedere chi andava in chiesa e quindi e poteva contemporaneamente far vedere il suo potere, il suo lusso. Quindi questo, diciamo, è un piccolo assaggio di Foggia e di cosa Foggia può mostrare, perché qui siamo, abbiamo fatto solamente due passi, mentre Foggia ha un'ampiezza grande e quindi ci sono diversi stili, diversi periodi storici che si possono spiegare. E quindi è un bel modo, un modo simpatico secondo noi di diffondere la cultura, di far conoscere, e invitiamo quindi di nuovo persone che sappiano, cultori, guide turistiche, accompagnatori, chiunque voglia far conoscere anche in questo momento la cultura, la storia, l'arte di cui disponiamo, e affinché si possa arricchire le persone anche dopo che sarà finita questa crisi, a diffondere questo hashtag e a aiutarci a far conoscere la bellezza.